cari amici e cari amiche di Total Photoshop, buongiorno, sono la Vero e oggi vedremo insieme come lavorare con i pennelli, grazie anche al contributo del buon Max che ci ha offerto il suo prodotto Guida alle pose come esempio di PDF. Quindi, in aggiunta agli strumenti della barra degli strumenti di Acrobat X Pro, che sono questi che abbiamo analizzato nei precedenti tutorial, nella parte destra del nostro monitor, della nostra area di lavoro, troviamo questi tre pannelli che sono molto importanti, sono strumenti, commento, condividi. La maggior parte delle attività che potrai effettuare con Acrobat X Pro sono concentrate in questo pannello, chiamato strumenti, che si apre automaticamente cliccando sul nome stesso. E voilà! Ecco qui una lista di, diciamo, di attività, di macro attività che potete effettuare sul vostro PDF, cliccando ciascuna delle quali vi si aprirà una serie di comandi utili per poter appunto intervenire sul file. Ad esempio, nella prima, che si intitola Pagine, chiamata Pagine, potete trovare tutti i comandi applicabili alle pagine del file, come per esempio ruota, elimina, per esempio questo file è molto grande, decidiamo di eliminare alcune pagine, quindi eliminiamo dalla, non so, dalla 60 alla 68, viene chiesta conferma, confermiamo e come possiamo vedere in alto a sinistra, da 68 pagine le abbiamo ridotte a 59, povero Max, avrà sicuramente da dire. Una cosa che vi volevo far notare subito è che, aprendo ciascuna sezione, se passo da una sezione all'altra di comandi, vi si chiuderà quella in essere, quella aperta che state visualizzando. Per esempio, se da pagine, di cui stavamo vedendo velocemente i comandi, passiamo a contenuto, vedete che in automatico, a causa della struttura fisarmonica, la sezione pagine viene chiusa. E così vale per tutte le altre, ovviamente. Vedete che è proprio come una fisarmonica. Quindi abbiamo visto velocemente la sezione pagine, passiamo a quella successiva, che è quella destinata al contenuto. Qui sono presenti tutte le funzionalità relative al contenuto del PDF, come per esempio, non so, l'aggiunta dei segnalibri, l'allega file, una modifica del testo, che è utile senza star lì a dover riprodurre totalmente un PDF, o meglio ancora, se ricevete un PDF a cui dovete fare una variazione, magari un PDF da persone che non fanno parte del vostro team, quindi vi arriva un PDF e dovete fare una variazione, modifica del testo vi permette di intervenire direttamente senza dover trascrivere tutto il contenuto del PDF. Oppure, altra cosa utile e interessante è l'inserimento di oggetti interattivi, come per esempio, non so, qui c'è il classico simbolo dei collegamenti ipertestuali. Se volete per esempio inserire un link ad un sito, potete farlo permettendo così a chi legge di poter cliccare direttamente sul link e attraverso il browser andare a visionare il sito da voi segnalato. La sezione successiva o area successiva è quella relativa ai moduli. Quest'area vi consente di creare dei PDF compilabili. Vi è mai capitato, per esempio, di ricevere, non so, un PDF e di dover compilare tutti i vostri dati anagrafici, eccetera, oppure di flaggare determinate voci? In questo modo e attraverso quest'area avete la possibilità di creare appunto i classici form, permettendo a chi riceve il PDF di interagire direttamente sul file e di rinviarvi, per esempio, il modulo via mail, senza doverlo stampare, compilare a mano, scansionare, tutta una serie di attività che fanno, diciamo, perdere tempo
per altre attività magari molto più utili. Sempre nel concetto dell'ottimizzazione del tempo, troviamo tutta una serie di comandi nella sezione azione guidata che vi permettono di creare delle vere e proprie azioni, ossia una sequenza di operazioni che usate frequentemente in modo da poter in qualche modo eseguire con un semplice click. Qui ve ne vengono proposte alcune direttamente da Acrobat, quelle ritenute forse le più utilizzate, però avete la possibilità di creare delle nuove azioni o di modificarne alcune magari già preesistenti che sono secondo voi e per il vostro lavoro molto utili. Potete svolgerle quindi con semplicità e rapidità senza andare a prendere tutti gli strumenti che tendenzialmente vi possono servire per fare un'azione o per intervenire su un testo. Sezione successiva è quella del riconosci testo. Quest'altra sezione, anche questa, è un'area molto utile che potrete utilizzare tutte le volte che effettuate una scansione e avrete in qualche modo la necessità di importare il testo del documento che avete appena acquisito, senza appunto star lì a fare gli scribacchini, che termine forse un po' improprio con le nuove tecnologie, però senza dover di nuovo battere tutto il contenuto, aprirvi un file Word e riscrivere tutto. Sezione successiva è quella delle protezioni, questa vi permette di procedere di proteggere il documento creato applicando vari livelli di sicurezza a seconda appunto delle necessità, dei destinatari, del tipo di documento che siete andati a creare. Sezione estremamente importante. L'ultima qui presente, firma e certificazione, consente di applicare delle firme digitali e certificazioni al documento, garantendone così il contenuto e in qualche modo anche la provenienza. Se voi ricevete un PDF con questi parametri, queste applicazioni, sapete da chi vi è arrivato e in qualche modo avete anche la garanzia del contenuto. La stessa cosa vale se voi emettete un documento con alcuni di questi parametri oppure con tutti questi parametri. Tutte queste aree, come vi ho già detto più volte forse, sono un po' logorroiche effettivamente, verranno poi analizzate in tutorial specifici e dedicati, per cui faremo proprio degli esempi concreti su ciascuna di queste funzionalità. Insomma, giocheremo un po' dopo tutte queste premesse e tutte queste presentazioni degli strumenti in qualche modo dell'area di lavoro, giocheremo un po' con i nostri file. Questo non posso, perché se gioco un po' troppo col file di Max poi le prendo. No, sto scherzando. Come potete vedere, volevo farvi notare qui, appena sotto la voce condividi, c'è una piccola icona che vi presenta un menu a tendina. Eccolo qua. Grazie a questa icona, quindi, potete visualizzare le aree di attività che abbiamo appena citato e altre aree in realtà che sono selezionabili, con cui potete arricchire tutto questo riquadro delle attività. Allora, qui fleggate, vedete, trovate esattamente tutte le aree che abbiamo visto. Queste aree sono delle aree che possiamo aggiungere, per cui se io clicco su elaborazione documento, come potete vedere, mi si aggiunge elaborazione documento. Così come per esempio produzione di stampe, altra sezione, e via via, fino eventualmente a poterle anche aggiungere tutte. Potete tenervele tutte lì e poi decidere di utilizzarle o non utilizzarle. Ecco qua tutte le vostre aree con tutti i vostri strumenti a disposizione. Se vi ricordate, poco prima vi avevo detto che la struttura
di queste sezioni è una struttura fisarmonica, per cui ne apri una e si chiude l'altra. In realtà c'è un modo, se lo ritenete utile, per poter tenere, diciamo, più pannelli aperti. Si rintraccia sempre attraverso questa icona ed è consenti l'apertura di più pannelli. Quindi cosa vuol dire? Che se io apro pagine e azioni guidate, voilà, trovo tutte e due, diciamo, le aree, le sezioni aperte in contemporanea. È logico che, avendo ciascuna tutta una serie di comandi, spesse volte non si riescono a visualizzare in modo propriamente molto comodo, però se vi è utile sappiate che potete tranquillamente sfruttare anche questa funzione. Allora, eravamo arrivati a visionare tutti, diciamo, gli strumenti che potevamo visualizzare. Adesso ne abbiamo aggiunti altri che poi vedremo negli appositi tutorial. Togliamo, ovviamente potete anche toglierli, così diamo alla voce strumenti una visione un po' più snella. Ecco, facciamo così. Il secondo pannello che troviamo è il pannello commenti. Ecco, questo pannello, attraverso, diciamo, i comandi di questo pannello potrete aggiungere commenti al PDF che è un'azione, diciamo, molto comune e utile quando si lavora in team su queste tipologie di documenti, perché in questo modo dalla base di un file che avete tutti, ciascuno può aggiungere un commento senza in qualche modo eliminare il file d'origine, e permettendo a tutti di visionare il commento effettuato. Facciamo un esempio: se io, per esempio, aggiungo commento dicendo titolo da ridurre dimensioni, mi è venuto un commento così, mi perdoni il buon Max, e poi decido che qui voglio, non so, evidenziare queste prime righe. Ecco, come potete vedere qua sotto abbiamo modo di visionare i commenti effettuati qui a livello numerico. Qui proprio il dettaglio del commento e a che pagina si trova. In questo modo è possibile sullo stesso documento lavorare a più mani e poter, diciamo, condividere le osservazioni svolte dai propri colleghi per poter poi arrivare con rapidità a quella che è la redazione del documento definitivo. Quindi sezione comunque molto utile, e in questa, soprattutto in quest'area dove potete vedere su cui c'è scritto REC, in realtà appunto qui troverete il nome di chi ha effettuato il commento, a che pagina, la data di quando l'ha effettuato e in questo caso appunto che cosa c'è scritto nel commento. E così vale via via per tutta una serie di altre, appunto, tipologie di interventi che potete effettuare con questo pannello. Nella sezione condivisioni, condividi, permette di condividere rapidamente il PDF con altre persone, allegando per esempio il PDF ad una mail utilizzando il proprio client di posta, oppure sfruttando il servizio Adobe SendNow che abbiamo già visto nel precedente tutorial, che vi permetterà di inviare anche file di grandi dimensioni utilizzando appunto i server di Adobe e in qualche modo bypassando le eventuali restrizioni legate appunto all'invio o alla ricezione di mail con allegati troppo pesanti. Da notare che il riquadro dell'attività, appunto, strumenti, commenti, condividi, non può essere in qualche modo allargato. Cosa vuol dire? Se voi prendete per esempio il riquadro di navigazione, che è questo, vedete che avete la possibilità
di allargarle, quindi di dargli appunto la dimensione che desiderate nella vostra area di lavoro, nel vostro, diciamo, sul vostro monitor. In realtà questa sezione è statica, in qualche modo statica, vedete che non c'è modo, neanche forzando, facendo pressione col mouse, di allargarla. Rimane ferma così, a queste dimensioni preimpostate. Se vuoi dare più spazio al documento e nascondere quindi tutti questi pannelli, si può fare in modo semplice cliccando direttamente sul nome del pannello che avete aperto. Adesso abbiamo il pannello degli strumenti, vedete che c'è anche un po' un'area illuminata che vi consente, vi fa da promemoria, vi permette di ricordare dove vi trovate. Cliccando direttamente sul nome, tutta questa, diciamo, i tre pannelli vi si chiudono. Se fossimo stati su pannello commenti, cliccandolo come si apre, si può chiudere. Tutto qui. Per oggi direi che avete avuto una visione, diciamo, una panoramica generale su quelli che sono questi tre pannelli, quindi la sezione di destra del vostro strumento di lavoro, del vostro software. Io credo che non posso far altro a questo punto che augurarvi buon weekend, pensieri positivi a tutti e appuntamento alla prossima settimana con Acrobat X Pro. Ciao!